World Cup 2016. Gli europei di calcio 8 si giocano a Roma. Scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Amici di Fanner, buonasera dal Circolo Sportivo Ciriaci. È la penultima giornata della regular season, 29esima in totale. Si affrontano Pisana Calcio 8 e Ness Calcio 8. Gli ospiti affrontano la formazione di Di Pasquale. Ancora non hanno la certezza matematica di andarsi a giocare play-out, mentre i padroni di casa sono praticamente già in vacanza, ma come detto dal proprio presidente, onoreranno la Lega fino all'ultimo secondo. Anticipavo, poi Cesaro, ancora Cesaro, punta il diretto avversario, va con il destro Cesaro, apre lui le marcature, sempre con il numero 7, il bomber della Pisana Calcio 8, 26esimo, gol stagionale per lui. Tire però Carnevali, appoggiato da Cesaro, rientra sul destro Carnevali, allarga molto bene per Ferretti sulla sinistra che prova la conclusione al volo. Cosa ha fatto il numero 3 della Pisana Calcio 8? 2-0, gran sinistro al volo di Ferretti. Non può nulla Pacioni, raddoppia la Pisana. San Marco, Fiammelli, pensa al tiro, lo prova adesso Filonardi, si accartoccia su se stesso e tiene lì la sfera. Da raventare il pallone che finisce però tra i piedi di Fiammelli. Filonardi, ancora Filonardi, poi Fiammelli, pallone calcentro che passa. Tapin vincente sotto porta, accorcia le distanze il Ness Calcio 8, 2-1 qui al Circolo Sportivo Ciriaci. Ha siglato la rete il numero 7 Marcella. Mente da Filonardi che palleggia addirittura, poi sale Fiammelli. Filonardi ha qualche problema con il rinvio, regala il pallone alla Ness Calcio 8 con Fiammelli che prova a girarsi. Fiammelli tocca Filonardi, il pallone si spegne sotto la traversa. 2-2 Ness Calcio 8, ma gravissimo errore dell'estremo difensore. Sul pallone poi Cesaro, sempre qui sulla sinistra, prova a puntare l'uomo, va con il sinistro ad incrociare, doppietta. 27 sono i gol segnati dal numero 7 che riporta in vantaggio i suoi in chiusura del primo tempo. Si può riprendere, si è rialzato Filonardi che poi ha qualche problema a controllare il pallone che gli scappa dalle mani. 3-3 Ness Calcio 8 che ritrova la parità all'ottavo minuto di gara. Ancora errore di Filonardi che però poco fa era rimasto dolorante a terra, si è rialzato e non ha controllato la sfera con i guanti. Terrati giù con il petto e poi lancio lungo in zona Cesaro che si gira, va con il sinistro che tocca il palo ed entra in rete. 4-3 Pisana Calcio 8, tripletta ancora del bomber con la maglia numero 7 Andrea Cesaro. Via di destra, spazio Palmieri, prova la conclusione Palmieri, sotto porta Fiammelli, non trova il gol del pari. Clamorosa occasione in casa Ness. Passa il pallone per Ammassari, taglio di Cesaro che riceve la sfera, conclusione di prima intenzione. Poker di Cesaro, come la settimana scorsa. 4 gol per il numero 7, 5-3 Pisana. San Marco. A spazio sulla corsia di sinistra, pallone che passa e c'è la deviazione del giocatore con la maglia numero 16, Chianelli, che spinge il pallone nella propria porta. 5-4, cambia risultato qui al Ciriaci a 7 minuti dal termine della gara. Poi serve Reale sulla corsia di destra che mette un buon pallone al centro, Fiammelli stacca con la testa, poi arriva Valentini e sotto porta fa il tapin che vale il pareggio per la Ness Calcio 8. Reale riconquista la sfera ancora sulla corsia di destra, percussione di Reale, va fino in fondo Reale, pallone che si infrange sul palo. Gara, si mette il fischietto in bocca, arriva ora il triplice fischio che chiude questa 29esima giornata. Parità al Ciriaci, 5-5, Pisana Calcio 8 e Ness che perde un'importante occasione per portarsi a +3 dagli inseguitori per la zona playout.